Si chiama YouPol, è l'app realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio e bullismo. E in questo periodo di emergenza sanitaria in cui tutti dobbiamo restare a casa, è stata estesa anche ai reati di violenza che possono verificarsi tra le mura domestiche. Abbiamo in collegamento telefonico per presentarci questa applicazione, com'è, come funziona, a chi è rivolta, ad Alfonsina Desario, sportello antiviolenza donne della Questura di Foggia. Salve, benvenuta, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, ci aiuti a capire che cos'è questa applicazione, Sì, come allora, funziona? perfetto. Spiego prima di tutto che cos'è YouPol, perché è nata. È nata nel 2017 per dare un po' d'aiuto ai ragazzi e agli adolescenti, perché tutti i ragazzi chiaramente sanno che cos'è un'app, la usano. E quindi perché non usarle per contrastare il consumo di droga e di ogni forma di bullismo? Questa è l'idea che è alla base di YouPol, quindi la prima app per poter denunciare in tempo reale, con foto, messaggi, insomma, delle situazioni che si verificano inerenti droga e bullismo. Chiaramente nel pieno dell'emergenza da Covid-19, purtroppo i numeri le confermano, si acuiscono le situazioni di grave disagio in ambito familiare. Quindi la riduzione dei contatti sociali, la convivenza forzata, prolungata, chiaramente in spazi ristretti come quello di un appartamento, possono innescare episodi di violenza domestica. E sempre con questa quarantena è diventato ancora più difficile chiedere aiuto esterno, è così per chi è costretto a condividere le 24 ore con soggetti in clima maltrattamento, è nato questo strumento agile e facile da usare, o meglio, è stato esteso l'applicazione dell'app YouPol anche ai casi di violenza domestica. Praticamente consente le segnalazioni, sono automaticamente georeferenziate, ma è possibile anche per l'utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti. E inoltre è possibile dall'app chiamare direttamente il 113. Chiaramente tutte le segnalazioni vengono ricevute dalla sala operativa della questura competente per territorio. Quindi in pratica, se qualcuno volesse servirsi di questa app, come si fa? Praticamente si può scegliere sia la modalità anonima, segnalazione anonima, che segnalazione mediante registrazione. Quindi registrarsi permette di seguire anche l'operato della Polizia di Stato. Quindi se una volta che si scarica l'app, si sceglie quale modalità accedere. Quindi se scelgo la modalità registrato, se uno la scarica è più facile seguirla. Praticamente Certo. appare una schermata dove si deve inserire il numero telefonico di cellulare e il codice di verifica che sarà inviato nel momento in cui si scarica l'app. Allo step successivo si devono compilare i dati anagrafici e non appena si riempie quest'altra maschera, praticamente si può accedere immediatamente all'applicazione. Apparirà poi un menu principale con la localizzazione geografica di dove l'utente si trova. E poi si può cliccare su un bottone Nuovo messaggio che si aprirà appunto la pagina dalla quale si potrà effettuare la segnalazione, quindi nel nostro caso su violenza domestica. C'è un piccolo messaggio, c'è un piccolo spazio dove va inserito il messaggio di 500 caratteri dove si descrive l'accaduto. Quindi il sistema in automatico rivelerà la posizione. E quindi magari nei casi più importanti si invia direttamente una macchina oppure sarà il centralino, quindi la sala operativa meglio, a contattare la persona. Insomma, veramente uno strumento utilissimo in questo periodo. Bene, noi la ringraziamo per la sua chiarezza, per aver dato queste indicazioni e ne approfittiamo davvero anche per ringraziarvi di quello che state facendo, di quello che fate sempre, ma a maggior ragione in questo particolare momento di emergenza. Grazie alla Polizia di Stato per essere in prima linea accanto ai cittadini e grazie ad Alfonsina Desario, sportello antiviolenza donne della Questura di Foggia, per essere stata con noi. Grazie ancora. Grazie.